È stato inaugurato presso le sale del Castello di Santa Savera il museo di Castrum Novum, dedicato interamente ai ritrovamenti emersi durante gli scavi. Un progetto nato grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, che mira a raccontare la storia dell'insediamento romano nel suolo santamarinellese. Sono diversi anni che la Soprintendenza ha dato fiducia al comune di Santa Marinella e in particolare al direttore del museo Flavio Enei, che alla testa di un gruppo di volontari, ma soprattutto con l'assistenza e la regia, soprattutto scientifica, di alcune università straniere e di alcuni istituti stranieri a Roma, sta portando avanti degli scavi ormai annuali per riportare alla luce l'antica colonia di Castrum Novum. Abbiamo aperto al pubblico un'esposizione che racconta la storia dell'archeologia di Castrum Novum. Per la prima volta abbiamo esposto alcuni dei materiali in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, con il gruppo archeologico, il sponsor Picco e Group. Abbiamo finalmente messo in condizioni i cittadini di Santa Marinella di conoscere la storia di questo importante sito della città, questa città romana che fu Castrum Novum, dove si sta lavorando da circa 10 anni, insieme all'Istituto Finlandese, insieme all'Università della West Bohemia e il Gruppo Archeologico Cerite, sotto l'egida della Soprintendenza. Quindi un'iniziativa culturale molto importante che si inaugura oggi e che sarà fruibile e disponibile fino al 30 settembre all'interno del Museo del Mare e della Navigazione Antica.